Benvenuti alla lezione 4.12. In questa lezione scopriremo come si fa a dire vorrei fare una cosa, vorrei tanto mangiare un'arancia, per esempio. Queste sono le parole che abbiamo imparato nelle precedenti lezioni della serie 4. Tepato, Supa, Konbini, Ginkgo, Yubin, Kyokuto, Shokan, Hakubutsukan, Bijutsukan. E questi sono i verbi. Sì, queste sono sempre le parole, scusate. Yasumi, Hiru, Hiru Yasumi, Orenji. E questi sono i verbi. Okimasu, Nemasu, Tabemasu, Nomimasu, Kaimasu, Benkyo Shimasu, Hatarakimasu, Yasumimasu. Beh, io mangio un'arancia, si sa come si dice. Watashi wa Orenji o Tabemasu. E se volessi dire io vorrei mangiare un'arancia? È semplicissimo, basta trasformare mangiare in vorrei mangiare. Anche in italiano, io vorrei mangiare un'arancia, viene uguale. Quindi, tabemasu, si leva masu e si mette taidesu. A questo punto, tabe taidesu vuol dire vorrei mangiare. Quindi, tabemasu, mangiare. Tabetaidesu, vorrei mangiare. Quindi io vorrei mangiare un'arancia. Watashi wa orange o tabetaidesu. Ecco, ora qua, se volessi aumentare un po' l'enfasi sul soggetto, perché cioè io voglio mangiare un'arancia, non qualche cos'altro. Watashi wa orange ga tabetaidesu. Come avevo detto già in passato, e ga aumenta l'enfasi che c'è sul soggetto. Quindi facciamo un po' di esempi con questi verbi qui, che sono una selezione degli altri verbi. Quindi, Acigi ni ne taidesu, vorrei dormire alle 8. Biru ga nomi taidesu, vorrei tanto bere una birra. Radio kai taidesu ka? Per esempio, entri in un negozio di radio. Anata wa radio kai taidesu ka? Vorrebbe comprare una radio? Oppure Nihongo Benkyo shitai desu. Voglio studiare il giapponese. Oppure Nihongo Benkyo shitai desu ka? Vuoi studiare il giapponese? Oppure anche Ashita Yasumi tai desu, che vuol dire domani mi vorrei riposare. E praticamente è facilissimo fare vorrei. Basta togliere masu e mettere taidesu. Poi, se c'è un minimo di confidenza con la persona, si può togliere il desu e semplicemente usare tai, che è più informale. Bene, shop. Questa volta in vetrina c'è le magliette Yasune, che sono abbastanza economiche, sono professionali, sono fatte benissimo e sono fatte da una ditta apposta, non le faccio io col ferro da stiro, insomma. E sono molto economiche e quindi mi servono per finanziarmi, pagare le spese, eccetera, eccetera. La lezione di oggi finisce qui, quindi sottoscrivete il canale, votate, commentate. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.